E ormai è scoppiato il caso calcio scommesse, ormai non ce ne possiamo più nascondere, siamo oggi qui a parlarne col carissimo Hattrick Boys. Ciao, buongiorno. Ciao a tutti ragazzi, buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, intanto ne approfitto per scoprire e più che altro iscrivervi al suo canale, qui sotto vi lascio in descrizione il link, mi raccomando seguitelo, seguite i Grazie, video, grazie. le sue live e soprattutto iscrivetevi. E oggi ovviamente siamo qui con Simone per parlare di quella che è una situazione che è innegabile. C'è una situazione che è scoppiata dal nulla, sembrava, diciamo, un fulmine a ciel sereno, diciamo che qualcosa cominciava a girare già ad agosto, quando Fabrizio Corona se ne uscì con quella sparata su Fagioli, ma in quel caso pochi avevano dato credibilità. Ora evidentemente qualcosa di più è emerso. Intanto ti chiedo, Simo, che idea ti sei fatto in linea generale di questa situazione e come mai è uscito tutto così all'improvviso, su semplicemente una chiacchiera iniziale di Corona è uscito questo polverone? Allora, la cosa che mi fa più specie è il totale sbando del calcio italiano, cioè Gravina non conta più nulla, chi gestisce il calcio italiano non conta più nulla. Io, per chi mi segue, penso che tu qualche video mio l'hai visto, io da tempo ho intrapreso la battaglia contro questa, diciamo, leadership del calcio italiano, in primis Gravina, poi tutto quello che c'è dietro, fino ad arrivare al ministro Abodi, che secondo me sono persone che non possono gestire per limiti il calcio italiano, ma non per limiti mentali, per limiti di interesse, io li chiamo. È palese che il calcio italiano è completamente allo sbando, è palese che non è più gestito da anni, è palese che bisognerebbe fare una rivoluzione ai vertici alti. Ma siccome io dico che per determinate situazioni, sia UEFA sia italiane, questa situazione di caos va bene a determinate squadre, rimane tutto così com'è. Perciò partiamo dal presupposto, prima di parlare delle scommesse, che il calcio italiano è in mano, ahimè, a dei dilettanti. Per me è dei dilettanti, è una cosa mia, è gestito malissimo. D'altronde poi anche i risultati, che siano finanziari o siano sportivi, sono agli occhi di tutti. Partendo da questo presupposto, la cosa che mi fa specie è che stiamo parlando di una situazione fatta fino a galla, come hai detto tu, da un pluripregiudicato tifoso interista dal nome di Fabrizio Corona, che oggi si diverte a fare il Di Pietro, no? Si diverte a fare il Di Pietro della, chiamiamola, scommessopoli. Come fu Tangentopoli a livello politico, oggi chiamiamola scommessopoli, e addirittura arriviamo a capire che se non fosse stato per i messaggini, che poi dobbiamo anche vedere se sono tutti reali, quelli che fa sentire Corona, i due giocatori in nazionale a Coverciano non sarebbero mai stati, come, interrogati, no? Perché parte tutto dalle parole di Corona, se poi la procura si attiva, se poi arrivano i carabinieri o chi sia, le forze dell'ordine a Coverciano, se li vanno a prendere, li vanno a interrogare. Poi posso dire la mia, la comicità del fatto che Buffon li accompagni è Ah, quello è clamorosa. surreale, Siamo quello sulla è veramente surreale. istituzionale, capiscimi bene. Perciò tu, Quello è. cioè, fai poi uno più uno più uno più uno più uno, dici, mamma mia. E in tutto questo, Gravina dov'è? Gravina a festeggiare con Ceferin l'assegnazione di un europeo 2000, non mi ricordo quando lo faranno, a 32. 32, a metà Italia, a metà Turchia. Evidentemente quello che è successo alla Juve l'anno scorso, io la chiamo Pagato, ecco. la mazzetta politica, ha avuto i suoi frutti. Ceferin doveva punire questa Juve brutta, sporca e cattiva che era fondatrice della Superlega. Con l'aiuto di Gravina, Ceferin è arrivato al suo obiettivo. Evidentemente Gravina aveva la promessa, e la promessa l'avete capita qual è, del metà europeo, manco intero, metà europeo in Italia. Ragazzi, per me solo le persone poco intelligenti certe dinamiche non le capiscono. È ovvio che dietro ci sia un discorso molto politico. Per quanto riguarda le scommesse, non lo so, Aspetta, a scusami Simo, me prima di continuare sul discorso scommesse, quindi proprio legandoci al discorso Gravina, sono
secondo te questo dovrebbe essere il passaggio in cui definitivamente si dovrebbe dimettere? Cioè, ma Gravina dovrebbe... Ma Gravina, allora, un normo presidente dopo che non ti qualifichi ai mondiali ti dimetti. Sì, è quello. Diciamo, un normo presidente. Questo sta lì... Il calcio cade, gli ascolti televisivi crollano, non riesce a fare neanche l'asta per i diritti TV, sapete tutte le difficoltà. Un calcio italiano che ha perso di credibilità e di campioni. Mi dici quanti campioni giocano oggi in Italia? Ma su una mano li conto. Quando noi prima eravamo il campionato più appetibile al mondo, quando tutti i migliori giocatori del mondo facevano spallate per venire a giocare in Italia. Oggi noi siamo ridotti a un campionato di Serie C. Guardiamolo bene. Ma che cosa c'è nel campionato italiano? Il nulla sferico. Siamo ridotti ai minimi termini. Cioè, se uno come Gravina non si dimette dopo che ha ridotto il calcio italiano in questa situazione, e quando si deve dimettere? Sì, quando? Ora, ennesimo scandalo. Ennesimo scandalo. Ricattati da un plurigiudicato con la maglia nero-azzurra, tutto a posto. Abodi non dice una parola. Gravina festeggia con Ceferin. Voi mi dovete dire cosa deve accadere più, le cavallette e la peste. Poi le abbiamo fatte tutte. Sì, la cosa che sorprende di più è che sia proprio Fabrizio Corona che sta dirigendo tutto. Cioè, il fatto che sia lui che fa i due nomi e due ore dopo c'è la polizia che va a Coverciano... È metaverso, questo è metaverso. Io guarda, più vedo... ma più vanno avanti le cose e più Corona diventa il Di Pietro della situazione. Perché questo poi il microfono inizia a dire vedrete che farò altri nomi. E allora io immagino le procure e le forze dell'ordine che pendono dalle labbra di un di un delinquente, perché Corona è un delinquente, parliamoci chiaro, diciamo pane pane, vino a vino, Corona è un delinquente, è uno che è andato più volte in galera perché per fatti suoi, non è una persona sicuramente limpida, non è una persona pulita. Ecco, una persona del genere oggi ricatta FIGC, calcio italiano, procure e forze dell'ordine. Cioè, ma dove vogliamo andare? Dove vogliamo arrivare? Questo è vero, però dall'altro lato te la pongo da un altro punto di vista. Cioè, vero tutto, vero che il calcio italiano è praticamente di fronte a un baratro, vero che in questo momento è tenuto in scacco da un personaggio come Corona, però io mi soffermerei anche sui calciatori, perché qua secondo me si sta cercando anche un pochino di, come dire, metterla sul vabbè, la ludopatia è una roba pesante, però attenzione, questi ragazzi qua che sono, non è che sono, io ho notato che non è che sono dei, non è il Masiello di turno che a fine carriera non è neanche questo grande giocatore, sono ragazzi giovani che sono della nazionale, che hanno un futuro. Ma come gli viene in mente una roba del genere? Posso farti una domanda? Assolutamente. Il percentuale secondo te dei giocatori in Serie A, Serie B, Serie C, Serie D, tutte le serie, in percentuale quanti giocano le scommesse secondo te? Ma io ti dico la verità, non ti saprei rispondere obiettivamente. Cioè, giocano tutti quanti, l'80% giocano tutti, ma lo sai perché? Ma te lo dico io il perché. Perché è un aspetto errato sociologico. Quando io me la prendo con Gravina, quando io me la prendo con un calcio malato, è perché se tu calcoli che nel 60% delle maglie dei giocatori della Serie A gli sponsor sono di società di scommesse, c'è un qualcosa che non va. C'è un qualcosa che non va. Perché io ti garantisco che per me l'80% dei giocatori, chi più chi meno, gioca le scommesse. Ma non c'è nulla di male. Non c'è nulla di male. Ma è una problematica che non riguarda solo i giocatori di calcio, è una problematica che riguarda la società, è un problema sociologico, è la ludopatia. No? Adesso è venuta fuori perché è successo a Fagioli, perché hanno beccato Tonali, perché hanno beccato Zaniolo, ma la ludopatia è una malattia che noi abbiamo ereditato dall'Inghilterra. Storicamente la ludopatia l'abbiamo ereditata dall'Inghilterra, dove in Inghilterra, se tu sai bene, anni e anni addietro, ti sto parlando già di 10-15 anni fa, si scommetteva su tutto, pure su quanti peli di barba ti crescevano la mattina.
In Inghilterra si è sempre scommesso su tutto. Questa cosa noi l'abbiamo ereditata dagli inglesi. Sì, però il discorso che faccio io è un altro. Ok il discorso ludopatia, è ok che tu, diciamo, nella tua vita puoi fare quello che vuoi. Però se sai che quell'aspetto è... E tu fai un lavoro e ti dicono tra le regole che puoi fare, dici puoi fare questo, questo e quest'altro. Non puoi fare queste altre tre cose. Se tu sai che comunque quella roba lì non la puoi fare... Tu calciatore di 22 anni, capito? Cioè, allora, attenzione, quasi sta facendo un po' di confusione. Io, nei miei conti, tendo a fare la separazione tra giustizia sportiva e giustizia ordinaria. Quello che stanno contestando, da un punto di vista penale, è che scommettono su piattaforme illegali. Perché? Illegali. Perché in Italia non è reato scommettere, ok? Perché... No, però attenzione... I calciatori non possono scommettere. E infatti ti sto parlando da un punto di vista penale. Sul calcio non possono scommettere. Sì, ma infatti sto parlando da un punto di vista penale. Lui penale, non è che è indagato perché scommette sulle partite. Lui è indagato perché scommette su piattaforme illegali. Io infatti due giorni fa ho fatto una live dove dicevo: ma a Fagioli, ma che cazzo gli è saltato in testa? Ma tu quello lo sai che mi viene in mente. Io dico, da un punto di vista sportivo, il giocatore invece non è che... Allora non frega nulla che scommette su piattaforme illegali, è proprio che scommette sul calcio. Allora dico, ma sti ragazzi, ma come gli viene in mente? Fagioli affidava soldi alla malavita serba, non so se lo sai, e fuori alla Continassa affidava soldi alla malavita serba per puntare su scommesse illegali. Fuori dalla Continassa aveva i serbi coi coltelli che lo aspettavano perché gli doveva i soldi, e lui mandava un amico suo a portare soldi, 1.500, 3.000, 4.000. ragazzi, queste sono cose gravissime. Sì, e la cosa che mi stupisce di più è che ora, finché dice ne senti uno, pensi vabbè, c'ha sto problema, ma quando scopri che invece ora spunta Tonale, ora spunta allora dico, ma sti ragazzi... Aspetta ancora, vedrai quanti saranno, aspetta ancora. E allora mi dico, ma sti ragazzi che già hanno una grossa fortuna, perché ragazzi, fare il calciatore è una fortuna, non è... cioè, ci vuole dedizione, ci vuole talento, ci vuole anche una buona dose di fortuna, perché devi nascere con quel talento lì. Non è che se io mi metto da piccolino a palleggiare, vuol dire che sicuramente divento calciatore. Ci vuole anche... madre natura che ti dà un tocco di fortuna. Scusami, ma perciò io ti dicevo che è un problema sociologico. Non ci dobbiamo meravigliare. Allora, sì, nel mio paese, che è un paese piccolo, ci sono 40 chiamiamoli negozi, 40 punti di scommessa. Sulle maglie di calcio dei giocatori A, B, C, D, ci sono gli sponsor bet qua e bet là, e scommetti qua e scommetti là. E metti da zone prima della partita, scommetti durante la partita, scommetti prima della partita, scommetti a destra. Ma secondo te non crea un danno questo? Io faccio una domanda a te. Sì, allora sicuramente può creare un danno, però io ti continuo a dire che io lì la responsabilità la metto in pochissima percentuale al discorso maglietta sponsor. Lì la metto sul professionista, perché ti dico... Se i Del Piero, i Zanetti, i compagni cantante erano delle persone che poi tu identifichi con dei valori, perché non cascavano in queste robe qua. Attenzione, non c'era questa esasperazione della scommessa, come c'è oggi. Io te lo garantisco. Allora, io sono cresciuto. Probabilmente sì, però vuole anche un minimo anche di testa. Io sono cresciuto con la schedina. Potevi giocare solo la schedina. Facevi 13, vincevi una cosa dei soldi, 12. Poco, addirittura si vinceva con lo zero. Se facevi zero c'era un piccolo premio di consolazione. Quello era, non c'era nulla, la schedina, punto. L'avvento della scommessa, continuo a dire, perché poi gira e rigira, sono sempre i soldi quelli che comandano, ma non te lo devo insegnare io a te, anzi lo insegni tu a me. L'avvento delle scommesse ha rovinato gran parte del substrato sociologico del paese. E chi ne fanno parte? Anche i ragazzi che giocano in Serie A, anche loro ne fanno, anzi loro oltretutto hanno anche il soldo in mano, aggravante, avendo il soldo in mano loro non è che si pongono il problema: oh, adesso mi vado a giocare 50 euro su Udinese Napoli, faccio un esempio del cazzo, così. Loro avendo il soldo, capito, magari anche scommettono cose pesanti, poi non gli basta più perché la ludopatia è così, e allora
entrano in giri più loschi, entrano in situazioni più loschi. Ma ragazzi, ma Zaniolo che scommette sulla Roma mentre sta in panchina nella partita con la... Cioè, ma ah, dove se questo è confermato, è vero anche che di Zaniolo ci sorprendiamo forse un po' meno rispetto a che fa... Però, ma tu capisci che il problema... Sì, io sono... Problema... A me invece, ti dico la verità, a me è sorpreso tanto, ti ripeto, non... che un calciatore possa scommettere, perché è già passato in, è già successo in passato. A me sorprende il fatto che siano i calciatori giovani, perché finché il calciatore a fine carriera scarso tipo Masiello, penso vabbè, sai che c'è, ma il calciatore a 22 anni che dovrebbe avere in testa solo l'obiettivo di arrivare in alto e che invece lo vedi in panchina che scommette, si perde molta credibilità proprio nel mondo del calcio. Io ho 48 anni e non ho mai giocato una bolletta in vita mia. Appunto, te lo dice uno che papà, io non ho mai giocato. Ho giocato la schedina quando ero ragazzo, ma con gli amici, così, per ridere. Ma io non ho mai scommesso un euro della mia tasca su una partita di calcio. No, ma non lo so fare. A me quando mi parlano di Andro, io non lo capisco, perché non so cosa significa. Fermo restando che però tu, non facendo il calciatore professionista, potresti anche farlo e non faresti potrei danno a nessuno. Ma quando sai che sei un calciatore non puoi farlo, ma come ti viene in... Cioè io dico, a volte credo che... Hai perfettamente ragione. Però cioè, là si va a toccare la professionalità di uno che dovrebbe essere un... Perché se guadagni quei soldi, vuol dire che dovresti anche avere non solo dei piedi, ma anche una testa. Poi in questi casi si vede. Però che... io ripeto, io faccio sempre il paragone di quando io avevo 22 anni, io ne avevo 22, a quando ne hanno adesso 22. Quando ne avevo io 22 non c'era nulla. Oggi hai le scommesse, i gratta e vinci, e quello a destra, quello a sinistra, le slot su il video poker. Ma ragazzi, è un continuo. Però purtroppo su questa cosa lo Stato ci guadagna tanti dindini, però non si accorgono che il substrato della gioventù, i ragazzi, che siano il ricco calciatore di Serie A all'ultimo che c'ha la 10 euro in tasca, purtroppo si stanno rovinando. Sì, purtroppo sì. Si stanno rovinando. Quella è la vera problema, al di là di Corona, al di là della Serie A, al di là di Fagioli, al di là di tutto. La problematica è quella, bisognerebbe mettere un freno, secondo me. Poi voi chiamatemi retrogrado, chiamatemi come volete, non c'è nessun tipo di problema, ma io la vedo così. Simo, ti faccio un'altra domanda. In questi giorni molti parlano del ma le società cosa potevano fare nel caso di Zaniolo, la Roma. Io te la pongo invece in un altro punto di vista. Sì. Io credo che le società potessero avere veramente poco potere. Ma forse non dovremmo invece andare a bussare nelle porte dei procuratori, che forse loro sì potevano sapere qualcosa di queste vicende, perché il procuratore secondo me sta molto più a contatto col calcio. Io immagino il procuratore di Fagioli, se Fagioli ha un po' questa tendenza, secondo me il procuratore che gli sta dietro pure quando si va a tagliare i capelli, secondo me un po' qualcosa la può capire. Ecco, secondo la Juve, la Juve di Fagioli lo sapeva da un anno. Sì. E secondo te invece il procuratore da quando lo sapeva? Da sempre. Per questo dico, forse non dovremmo... Però... Ti dico, la Juve ultimamente, tu non so se hai visto i miei video, io mi scaglio molto con la gestione Elkan e con la fine della gestione Agnelli, che era una io la chiamo gestione pressata da Elkan, perché sappiamo tutti che Elkan ha fatto fuori Andrea Agnelli. Poi ognuno si può fare i suoi viaggi. Sì, vabbè, io è successo quello. È successo quello, né più né meno. Perciò chi dice, però negli ultimi due anni Andrea Agnelli ha fatto cagare, non era più Andrea Agnelli che comandava, era il cugino. La società lo sapeva. Se c'era una dirigenza con le palle, scusami il termine, Fagioli andava a giocare su Plutone. Se c'era Moggi, Fagioli andava su Plutone a giocare. Quindi tu dici c'è responsabilità anche... Ma ti sei domandato perché hanno venduto Tonali e perché hanno svenduto Zaniolo a 15 milioni in Turchia? Ce lo domandiamo ogni tanto? Domandiamocelo. Evidentemente le società su Zaniolo e Tonali qualcosina avevano annusato, e prima che succedano i casini hanno detto Tonali sul mercato. Hanno poi avuto la fortuna di trovare quello che l'ha pagato anche profumatamente. Ragazzi, Tonali fino all'anno prima era al centro del mondo del Milan. Vi ricordate il Milan?
partiremo da Tonali. Tonali è l'uomo immagine, Tonali qui e Tonali lì. L'anno, dopo due mesi lo vendono bene, fanno un'ottima campagna acquisti, ma lo vendono. Zaniolo a noi l'anno prima lo volevano vendere a 60 milioni, non so se ti ricordi. La Juve fece un approccio per dire: oh, me lo dai in prestito? No, vogliamo 60 milioni. L'anno dopo vendono Zaniolo in Turchia in prestito 15 milioni. Ma a chi vogliono prendere in giro? Solo che la differenza tra noi e la Roma e il Milan è che la Roma e il Milan destra e sinistra l'hanno fatti fuori. La Juve il giocatore si è tenuto, e io continuo a dire che se ci fosse stata una dirigenza con le palle, un Moggi qualsiasi, il giocatore giocava su Plutone. Ma noi purtroppo, vedi il caso Pogba, eh? Mi opero io, non mi opero, mi opero, non mi opero, il giocatore è finito, ok? Pogba. Vedi il caso Fagioli, vedi il caso, la minchiata del caso Plusvalenze, dove Elkan in barba a tutto non ci ha difeso per l'ennesima volta dopo il 2006, dopo Varsovoli. Per me la Juve attualmente è gestita non in malo modo, non è proprio gestita. Tu mi dirai, hanno preso Giuntoli. Giuntoli è stato preso per vendere. Sì, fino ad ora evidentemente sì, cioè ha fatto soltanto quello. Ecco, tu mi dirai, tipo, mi dai un ottimo spunto. Mi dai un ottimo spunto. Voglio chiudere su Elkan. Tu mi dirai, ma Elkan ci ha messo altri 200 milioni. A che pro? 200 milioni in 4 anni sono 50 milioni l'anno. Non paghi neanche gli ultimi debiti che c'hai e la mancata partecipazione alla Champions. Stamattina Pavan si sveglia dal letargo e dice le cose che io vado dicendo da 10 giorni. Attenzione che l'aumento di capitale non serve a nulla. Non compriamo nessuno con l'aumento di capitale. Sono soldi che servono per, come si dire, pianare dei buchi. Ma perché poi il tifoso juventino vede Elkan che mette 200 milioni, subito Elkan è il benefattore, Elkan adesso compra. No,